Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questi graziosi alberelli di Natale, quindi è il primo progetto di Natale di quest'anno da appendere, sicuramente ideali per decorare la casa o l'albero, le mensole e quant'altro, ma si possono utilizzare anche come chiudipacco e quindi da applicare nei vostri regali. Ne ho realizzato uno bianco con la stellina, gancetto e il tronco e questo l'ho realizzato in verde con delle piccole decorazioni simili alla neve, comunque decorazioni nell'albero. Oggi ne realizzeremo un altro verde con queste decorazioni, quindi voi siete libere di farli o in modo semplice oppure decorato così. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porteremo qui sul canale e in più faremo insieme dei sondaggi per decidere i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò il verde per fare l'albero, il marrone, questo marroncino per fare il tronco, il giallo per fare la stellina e il bianco per fare le decorazioni proprio simil neve. Lavorerò il tutto con uncinetto numero 3 e poi avrò bisogno un paio di forbici e della colla al silicone per incollare poi la stellina. Prima di iniziare la lavorazione, e solitamente mi fate delle domande, io vi voglio subito dire quanto sono grandi questi alberelli. Quindi prendo il metro, levando il gancetto, quindi voltiamo il lavoro in questo caso, guardate, quindi da una parte e dall'altro comunque si possono mettere tranquillamente anche se fate la decorazione. Sono circa 8 centimetri e mezzo, quindi con tutto il gancetto invece arriviamo a 10 centimetri. Questa è la grandezza dell'alberello che andiamo a realizzare insieme. Poi sicuramente tenete conto se utilizzate la lana o un cotone più grosso. Io questo che sto utilizzando è il cotone fiocco. Tenete conto che viene più grande. Quindi in base al cotone e all'uncinetto li potete realizzare più piccoli e più grandi con la stessa lavorazione. Ora iniziamo. Iniziamo facendo un anello magico. Prendiamo l'uncinetto, lo inseriamo all'interno, prendiamo il filo e facciamo una catenella dentro. L'anello lavoriamo 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Tiriamo un pochino la codina e tiriamo la codina del nostro cerchio. Così. Riprendiamo la lavorazione. Tiriamo un pochino, facciamo una catenella che ci serve solo per voltare il lavoro. Lo voltiamo e qui dobbiamo lavorare in costa dietro. Guardate, qui, prendendo solo la costina che c'è dietro, non quella davanti. Quindi entriamo direttamente nella prima. E realizziamo una maglia bassa. Entriamo nella seconda, realizziamo una maglia bassa,
Nella terza, che è quella centrale, vi ricordo ne abbiamo fatte 5, realizziamo 3 maglie basse nello stesso punto, sempre in costa dietro. 3. Continuiamo dall'altra parte a farne una e due. Così. Una catenella, voltiamo il lavoro. Qui entriamo sempre nella prima catenella che abbiamo a disposizione, nella prima maglia, sempre in costa dietro. E lavoriamo in questo giro, a questo punto, maglia su maglia. Quindi abbiamo fatto l'aumento e ora lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo sottostante. Quindi ne abbiamo lavorate 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi da 5 maglie iniziali siamo passati a 7. Per ogni giro, infatti, quando faremo l'aumento, aumenteremo di 2. Quindi, una catenella, voltiamo nuovamente il lavoro. Entriamo qua nella prima maglia che abbiamo a disposizione. Quindi, dopo il giro di maglie basse senza aumenti, ora questo è il giro degli aumenti. Dobbiamo fare un giro di aumenti e un giro maglia su maglia. Quindi, in questo caso, lavoriamo 3 maglie basse, 2, 3. Nel quarto punto, che è quello centrale, lavoriamo sempre 3 maglie basse nello stesso punto. Se avete difficoltà a reperire la maglia centrale, potete marcarla con un marcapunti. Però vi assicuro che non solo potete contare tranquillamente le maglie prime e le maglie dopo, che devono essere uguali, quelle là prima e dopo l'aumento, però vi verrà anche facile perché si vede perfettamente qual è la maglia centrale. Da quest'altra parte ne lavoriamo sempre 3. Una catenella, voltiamo il lavoro. Rientriamo qui sempre nella primissima maglia, sempre in costa, facendo maglia su maglia. Quindi qui le possiamo contare 2, 3, 4, 5, 6, 7. E l'ultima 9. Quindi da 7 maglie siamo passati a 9 maglie basse. Una catenella, voltiamo il lavoro. Qui ora è il giro degli aumenti, quindi dobbiamo fare sempre la stessa cosa. Qui nel giro precedente degli aumenti abbiamo fatto 3 maglie basse più l'aumento di 3 maglie. Ora facciamo 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e qui nella maglia centrale faremo 3 maglie basse nello stesso punto. Di nuovo 1, 2, 3, 4 con l'ultima. Così. Una catenella, voltiamo il lavoro e ora sarà maglia su maglia. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Prima avevamo 9 maglie, se vi ricordate,
nel giro degli aumenti precedenti, avevamo 9 maglie basse, ora ne abbiamo 2 in più, quindi 11. Una catenella e voltiamo il lavoro. Ora procediamo sempre allo stesso modo, facciamo 5 maglie basse più l'aumento, 3, 4, 5, nella sesta maglia facciamo l'aumento di 3 maglie basse nello stesso punto e dall'altra parte abbiamo 1, 2, 3, 4 e qui, guardate, non vi confondete con l'ultima maglia, prendiamo la quinta maglia. Ora, nel giro seguente, maglia su maglia e dobbiamo proseguire così, facendo poi 6 maglie basse più l'aumento, 7 maglie e poi il giro maglia su maglia, 7 maglie basse più un aumento, il giro maglie su maglie, 8 maglie basse più un aumento e poi maglia su maglia, fino a quando arriveremo a 9 maglie basse più un aumento, faremo maglia su maglia e sarà il nostro ultimo giro. Quindi completiamo questi giri e ci rivediamo alla fine. Fatto il giro di 9 punti più l'aumento, facciamo l'ultimo insieme, una catenella per voltare e l'ultimo giro sarà punto su punto. Quindi li possiamo contare insieme, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Devono essere in tutto 21 punti. Se voi volete fare l'alberello più grandetto, basta aumentare, quindi nel giro successivo fate gli aumenti, nel giro seguente punto su punto e continuate fin quando lo volete fare grande. Io mi sono fermata perché all'incirca questa è la misura, comunque per poterlo usare più facilmente come decorazione, come applicazione, comunque la misura per me è esatta. Arrivati a questo punto possiamo tagliare il filo, quindi prendiamo le forbici, tagliamo, agganciamo e stringiamo un pochino. Poi con l'ago lo passeremo fra le maglie e faremo completamente sparire questo filo, il filo di fine lavoro. Facciamo anche questa operazione insieme. Ho messo un ago e ora lo faccio passare in alcuni punti. Fino a quando poi lo taglieremo completamente. Senza tirare la lavorazione, mi raccomando. Ok. E lo possiamo tagliare. Ora riprendiamo la lavorazione per fare il tronco dell'albero, quindi prendiamo il marrone. Prendiamo una delle due parti,
Come vedete, non c'è un dritto e un rovescio, perché tutte e due le parti, essendo state lavorate in giri di andata e ritorno in costa, si presentano uguali. Quindi scegliete la parte della lavorazione e decidiamo quanto farlo grande. Io negli altri alberelli ho calcolato la maglia centrale. E poi mi sono spostata di 3 da una parte e 3 dall'altra, quindi ho preso in tutto 7 maglie. Voi ne potete prendere qualcuna in meno, oppure se lo fate più grande, vi regolate un pochino per prenderne magari qualcuna in più. Facciamo un cappietto al nostro marrone. Così facciamo l'inizio della lavorazione, lo stringiamo ed entriamo. Quindi questa è la maglia centrale. Facciamo 1, 2, 3 nella terza maglia, sempre in costa. Il mio consiglio è, in base dove eravate arrivati, infatti io ho preso questo verso. Eravamo arrivati qui e dovevamo fare il giro di questo ritorno. Quindi vi consiglio di iniziare proprio da questo punto. Dopo aver chiuso, girare il lavoro e continuare come se facessimo un altro giro sempre di verde e iniziare col marrone. Quindi vi viene poi la lavorazione più compatta e più bella, diciamo, a vedersi. Entriamo direttamente nella costina dietro, prendiamo il cappietto, lo stringiamo un pochino e lo portiamo all'interno. Facciamo una catenella, così, ed entriamo direttamente nel secondo punto, sempre in costa, e facciamo la seconda maglia. Nel terzo facciamo la terza, la quarta che è in quella centrale, 5, 6 e 7, sempre in costa. Una catenella, voltiamo il lavoro e rientriamo, guardate, qui proprio nella primissima che ci ritroviamo. Entriamo e facciamo una maglia bassa. Presa in questo modo dobbiamo prendere tutte e due le asoline. Quindi lavoriamo 7 maglie basse prendendo tutte e due le asoline, non in costa. Quindi guardate, prendiamo il punto sano. Ripassiamo così, arriviamo alla prima. Mi raccomando, dovete entrare nella prima maglia, nella catenella, ecco, iniziale. E abbiamo terminato la lavorazione del tronco. Guardate, la lavorazione del tronco risulta così. Per ora è abbastanza tirata, ecco, sistemata. Quindi tagliamo il filo, okay. Facciamo passare il filo nel cappietto, stringiamo e sempre con l'aiuto del lago lo leviamo e lo possiamo quindi tagliare. Quindi inseriamo il filo nel lago. Io ho un ago abbastanza grosso, è un ago di lana, ma non vi interessa più di tanto perché alla fine dobbiamo solo passare i fili. Nascondiamo anche questa codina,
quindi lo mettiamo in questo caso dall'altra parte e lo facciamo passare fra nella lavorazione stessa in più punti così non c'è la non c'è il pericolo che si scucia così. Tagliamo inizio e fine e abbiamo terminato anche il tronco. Guardate che carino l'alberello. Ora, prima di fare la stellina, dobbiamo sempre col verde fare il cappietto. Quindi prendiamo il verde, facciamo un cappiettino iniziale, lo stringiamo, entriamo all'interno del cerchio magico che abbiamo fatto all'inizio, quindi fate un pochino di pressione ed entrate all'interno così. Prendiamo il cappietto e ce lo tiriamo all'interno così. Da qui partiamo a fare 3-10 catenelle, quindi 4-5-6-7-8-9-10. Poi a scelta ne potete fare qualcuno in più o qualcuno in meno in base a quello poi che vi serve o dove lo dovete appendere. Ci chiudiamo con maglia bassissima. Tagliamo il filo, lo facciamo passare all'interno del cappietto e lo stringiamo per bene. Qui abbiamo dei fili che poi con l'aiuto dell'ago, come abbiamo fatto finora, li nasconderemo tutti. Quindi questi li nascondiamo, dopodiché li possiamo tagliare. E questo è l'alberello col nostro cappietto. Quello che ci manca ora è la stellina e la decorazione del nostro albero. Quindi prepariamo la stellina e poi facciamo questa decorazione col bianco. Prendiamo il giallo, facciamo un anello magico. Entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo all'interno, facciamo una catenella, in questo caso catenelle ne dobbiamo fare 5, quindi facciamo la prima, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nuovamente nel cerchio, prendiamo il filo e lo facciamo passare direttamente dentro il cappietto, quindi una maglia bassissima. Di nuovo 1, 2, 3. 4, 5. Entriamo, prendiamo il filo e lo facciamo passare direttamente nella solina. E così lo dobbiamo fare per 5 volte. 5 catenelle chiuse nel cerchio con maglia bassissima. 5. Entriamo nel cerchio, prendiamo il filo e lo facciamo passare direttamente nella solina. Ne abbiamo fatte 3, ne facciamo altre 2 e possiamo chiudere la lavorazione. Fatte tutte e 5 le nostre punte, in questo caso della stellina, tiriamo un pochino e tiriamo la codina iniziale, bella stretta. Ora, prima di tagliare il filo, prendiamo il cappietto. Facciamo passare all'interno la stellina, così, e poi tiriamo. Così ci agganciamo anche il filo d'inizio, la codina che abbiamo appena stretto. Tiriamo per bene e poi con le mani, tirando
la lavorazione, sistemiamo la nostra stella. Semplicissima da realizzare. Qui, nella parte dietro, entriamo con l'uncinetto, quindi tagliamo, entriamo con l'uncinetto e ci tiriamo i due fili all'interno, quindi li posizioniamo più al centro della stellina, anche perché poi verrà attaccata o con la colla che per tessuti che sto utilizzando io, oppure con un goccino di colla a caldo. Quindi abbiamo creato la nostra stellina che poi verrà posizionata qui. Così. Ora creiamo le decorazioni. Prima di crearle, come vi ho detto all'inizio, potete utilizzare questo alberello così come si presenta. Quindi senza decorazioni delle bianche, potete farne alcuni così, semplici, e alcuni con le decorazioni. Poi li potete fare pure di tutti i colori che volete. Però così è anche molto molto carino. Guardate. Io vi farò vedere come fare quella decorazione, così ne faremo due uguali. E voi poi decidete, in poche parole, quello che poi volete realizzare. Prendiamo di nuovo il bianco, per ora leviamo la stellina e calcoliamo dove vogliamo fare la decorazione. Io in quello là che già ho fatto ho lasciato una riga e ho fatto la riga successiva. Poi ne ho lasciato un'altra e ho fatto questa, quindi alternare, ho fatto in tutto tre righe. Facciamo un cappietto prima al bianco, lo stringiamo e qui mettiamo sotto sopra l'alberello ed entriamo nella prima asolina, guardate, esterna, che troviamo nella riga. Ci portiamo il cappietto. Tiriamo un pochino e lo stringiamo, che l'abbiamo allargato per portarlo all'interno, e ce lo portiamo all'interno. Qui facciamo una catenella e poi, per venirvi più semplice, piegate nella riga appunto che state lavorando ed entrate in questa solina, proprio in queste costine che sono rimaste esterne. Entrate e lavoriamo una maglia bassissima, una catenella, entriamo di nuovo nella solina e facciamo passare il filo direttamente in tutte e due, quindi facciamo una maglia bassissima, catenella, maglia bassissima, catenella, maglia bassissima. Non tirate troppo, quindi non vi deve venire una lavorazione morbida. Catenella, nel punto successivo, maglia bassissima. Catenella, maglia bassissima. Catenella, maglia bassissima. E così facciamo fino alla fine. Quindi qui continuiamo sempre nella stessa riga, perché vi dico di piegare così non vi confondete, non andate né sopra e né sotto. Continuiamo. In questo modo dovete fare anche le altre righe che volete appunto decorare.
continuiamo così, ormai stiamo per finire, lo facciamo insieme, questa riga. Siamo arrivati qui alla fine, prendiamo la solina dell'ultimo punto e abbiamo terminato. Tiriamo un pochino e guardiamo, sistemiamo la nostra decorazione. Guardate, abbiamo fatto la prima riga di decorazione. Ora tagliamo il filo. Lo facciamo passare all'interno della solina, stringiamo e poi qui nella parte, entriamo qui nella parte interna della lavorazione e ci tiriamo il filo per poterlo nascondere qui nella parte sempre del bianco, perché non si deve vedere. Quindi poi lo nasconderemo con alcuni passaggi appunto con l'uncinetto. Ne faccio vedere uno, ecco così, e lo facciamo ripassare da quest'altra parte. Possiamo tagliare, guardate, qui faremo la stessa cosa. Ce lo tiriamo sempre qui all'interno, così, e lo facciamo passare sempre nella parte bianca per un pochino, fino a quando poi lo taglieremo. Tagliamo anche questo. E abbiamo terminato la prima riga. Ora, con lo stesso metodo, facciamo le altre righe. Io vi ho detto che ho lasciato questa libera e mi sono agganciata a questa. Per una questione di comodità, io giro sempre così e piego e mi lavoro tutta questa riga fino a qua. E la stessa cosa faccio qui. Nella parte sopra lascio una riga e vado all'altra e faccio la stessa lavorazione. Finito questo, attaccheremo la stellina e abbiamo finito il nostro alberello. Quindi continuiamo questa lavorazione e ci rivediamo proprio per inserire la stella. Dopo aver terminato le nostre decorazioni, prendiamo la colla per tessuti oppure un goccino di colla a caldo, la inseriamo qui nella base del cappietto, prendiamo la nostra stellina e la mettiamo di sopra. Aspettiamo un pochino che si asciughi e il nostro alberello è finito. Guardate, spero che vi sia piaciuto. Ne potete fare tanti e di tanti colori. Io, diciamo, ho deciso di farlo classico ad alberello verde, però sicuramente li potete fare di tutti i colori, potete decorare, potete anche utilizzare un colore che state usando per decorare la vostra casa. Quindi vi potete comunque sbizzarrire voi come è quello che utilizzare. Potete utilizzare anche del filato lurex e quindi dorato o argentato. Comunque vi potete sbizzarrire voi sul cosa utilizzare come materiale.
Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.